Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi nella seconda parte avremo con noi il professore, ha un cognome curioso, il professor Maurizio Paleologo, che in realtà è un biochimico, quindi poveretto chissà quante volte si sarà sentito fare la battuta, con il quale parleremo di mangiare, parleremo di cibo, ma in maniera un po' diversa rispetto al solito, quindi sarà curioso sentire quello che deve raccontarci, come sarà altrettanto curioso sentire quello che ci racconterà il professor Guglielmo Cevolin, docente di diritto pubblico, sì. Ormai non occorre nemmeno più che controlli, all'Università di Udine, che è tornato per affrontare assieme a noi alcuni argomenti che riguardano la politica estera e anche interna. Rapidamente, professor Cevolin, soltanto una cosa, perché io poi faccio anche tesoro di quello che mi dicono i nostri ospiti e ogni tanto giova ripeterlo, no? Era già capitato anni fa, ma per esempio il fatto che appena in questi giorni sia entrato in carica il nuovo cancelliere tedesco, sì. Mi diceva lei che in Germania quando si sceglie una nuova, soprattutto quando si forma una nuova coalizione, ci sono delle, diciamo, trattative così serrate che guardano addirittura alla virgola, per cui non è una, non è una novità che ci sia voluto parecchio tempo dalle elezioni, che credo fossero ottobre. Se non... I tedeschi dicono siamo persone serie, facciamo le cose. Quindi non è un dato, no. Curioso. No, però, e vanno dal notaio, c'è tutta questo aspetto, che e poi il programma è normalmente seguito alla lettera, cioè i ruoli sono seguiti alla lettera e garantiti, quindi ecco, sì, tendono un po' a stigmatizzare il fatto che invece altre repubbliche, diciamo un po' come la nostra, sono un po' meno rigorose e rispettose degli accordi, eccetera, eccetera. Ecco. Allora, già che ci siamo, ma sì, partiamo allora con la corsa al Quirinale, no? Nel sì. Senso che mancano pochi, mi sembra che Fico sia intenzionato a muoversi in modo che il primo giorno utile per procedere alle elezioni sia il 18 di gennaio, se non mi sbaglio. Sì, da lì poi si inizia ogni giorno a votare, quindi cioè diventa a quel punto l'attività principale delle due Camere e dei 58 delegati che integrano il corpo elettorale del Presidente della Repubblica, tutti seduti alla Camera, però riuniti nel seggio della Camera. Ecco, allora qui per il momento non ci sarebbero candidati ufficiali, cioè non c'è mai un candidato ufficiale. Beh, uno ce n'è. Però diciamo che ecco l'elezione del Presidente della Repubblica italiana, all'elezione del Presidente della Repubblica italiana si arriva tramite accordi, diciamo la verità, sì. Insomma, adesso non è che uno non si può ragionare in base a candidati, però normalmente anche regole di correttezza costituzionale sarebbero quelle di non candidarsi, altri dicono adesso che invece sarebbe giusto rendere più trasparenti queste procedure e non lasciarle agli arcana imperi dei partiti. Effettivamente quello che si legge oggi sui giornali sono riunioni di leader che si riuniscono isolatamente con gruppuscoli, così e effettivamente qualche motivo di criticare questo modo, soprattutto adesso, c'è. E certo, la carica del Presidente della Repubblica italiana è un organo di garanzia, quindi non è che ci si attende un leader, sì, carismatico, ecco, ma dovrebbe essere una persona tranquilla, con profilo istituzionale, in grado di garantire, cioè, quello, perché lui ha il ruolo, Mattarella è l'esempio classico, dovrebbe garantire il funzionamento degli altri organi sostanzialmente, quindi una specie di
di idraulico, di pompiere o di che aiuta gli altri a fare bene il loro pronto lavoro. Intervento. Ecco, dovrebbe sì. Ecco, il problema del pronto intervento poi diventa che qui è Giorgetti che già dice che però siamo a un semipresidenzialismo di fatto, cioè se al candidato unico che sembra si sia presentato, insomma, abbia delle così, aspettative, che è Berlusconi, che è Berlusconi, e diciamo si aggiunge la possibilità che l'attuale presidente del Consiglio, Super Mario Draghi, venga eletto a gennaio presidente della Repubblica. Allora qui scatta subito l'incompatibilità delle cariche, perché il presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica e quindi dovrà dare le dimissioni, e c'è anche un intreccio costituzionale, istituzionale problematico, perché a quel punto allora il presidente rimane Mattarella, viene eletto Draghi che dovrà dare le dimissioni da presidente del Consiglio a Mattarella, dopodiché c'è un problema, perché avendo dato le dimissioni Draghi, chi è che fa il Presidente del Consiglio? Punto di domanda. Allora entra in gioco l'articolo 8 della legge 400 dell'88 e quindi il ministro più anziano, che sarebbe Brunetta, sarebbe Brunetta, quindi Brunetta diventerebbe Presidente del Consiglio fino a che Draghi non andrebbe a sciogliere le... Draghi potrebbe dare l'incarico a un nuovo governo a quel punto. Sì. Cioè, siccome comunque è un governo che perché il problema è che c'è sia il principio di incompatibilità della carica del Presidente della Repubblica, ma c'è anche il principio di continuità delle cariche, cioè ogni giorno della Repubblica Italiana ci deve essere un capo dello Stato e un capo del governo. Non è possibile che manchi il capo dello Stato o il capo del governo. Quindi a questo punto c'è un po' questo intreccio, e quindi ci sarebbe Presidente del Consiglio Brunetta, che però essendo diventando Presidente del Consiglio in questo modo, sfruttando la legge 400, molto probabilmente si dovrebbero fare delle consultazioni e avere un nuovo governo. Nel momento in cui ci sarà un nuovo governo, o comunque si sarà maturato il consenso per avere un nuovo governo, a quel punto con un doppio decreto Draghi accoglierà le dimissioni del vecchio governo e darà l'incarico al nuovo. Però è un intreccio istituzionale e costituzionale, come dire, che non è mai accaduto. È uno scenario che secondo lei è plausibile in questo periodo, oppure ci si mette, anche perché diciamo la verità, è noto che ci sono le altre cancellerie, come si usa dire, quelle quantomeno cui si fa riferimento, vedrebbero più volentieri Draghi rimanere alla presidenza del Consiglio. Draghi lo vedrebbero bene alla presidenza del Consiglio, soprattutto in Europa le voci sono, cioè, come dire, finché c'è Draghi noi possiamo fare quello che vogliamo, quasi, perché praticamente Draghi prende il telefono e dice pronto, ed è Draghi. Ecco, quando Draghi sarà sostituito, immagino per esempio da Brunetta, ecco, penso che potrebbe essere un momento nel quale noi abbiamo una minor, non perché la figura di Brunetta sia così da disprezzare, ma perché Draghi è stato presidente della Banca Centrale Europea e ha un'autorevolezza. E senta, professore, l'ipotesi che, devo dirlo per onestà intellettuale, insomma, che a me spaventa, perché si porterebbe dietro l'ipotesi Amato potrebbe... Allora, ho visto Amato la scorsa settimana al convegno nazionale dei giuristi cattolici, sono andato anche a salutarlo, è stato molto carino e così via, ha fatto una bellissima relazione, è in forma intellettuale splendida, è vicepresidente della Corte Costituzionale, ma in forma ha fatto il convegno, era dedicato ai soggetti deboli nella Costituzione italiana, c'era Flick e poi c'era Amato come relatori principali, e Amato ha fatto una relazione stupenda, aveva studiato anche, cioè, nel senso, si è visto, perché aveva la relazione scritta,
Mentre Flick diciamo, ha preso un po' di appunti mentre parlava Amato, si è fatto la scaletta al momento, ovviamente dipende dal tempo che uno riesce ad avere, comunque era sempre un favore fatto ai giuristi cattolici e così via. Però devo dire che Amato è veramente in forma splendida dal punto di vista istituzionale, scientifico, sotto tutti i profili. A me piacerebbe molto, diciamo, quindi faccio un endorsement, dico, ecco, e poi mi piacerebbe molto, sarebbe, anche perché veramente è un grande costituzionalista, lui è cresciuto, per esempio in una facoltà di economia, su questo tendo a dire che cerco di assomigliare ad Amato, proprio per questo fatto, perché essendo cresciuto in una facoltà di economia è stato subito, si è dovuto misurare subito con i nuovi istituti del diritto pubblico applicati all'economia, e poi è stato praticamente, possiamo dire, tra virgolette, l'autore della nostra legge antitrust, della legge 287 del 1990, che ha istituito l'autorità garante della concorrenza del mercato, e ne è stato il primo presidente. Ecco, da un punto di vista così della storia costituzionale italiana, certo, è l'unico dei socialisti di grande livello che non ha avuto, anche perché aveva questa carica in quel periodo, che non ha avuto la minima scalfitura durante Tangentopoli. E non è però, adesso facciamo un gioco di parole, non è molto amato dalla gente, insomma. In politica, dicevo una volta, mi consenta di citare Bette Davis, diceva, beh, quando parlando di un regista dice non si lavora per vincere il premio simpatia, se uno lavora bene, non mi interessa, è rigoroso. Vero anche però che c'è questo un po', c'era su Domani di un mesetto fa circa un ritratto al vetriolo di Amato che Allora, intanto ha un eloquio molto problematico, cioè problematizza tutto, apre parentesi, quadre, graffe, tutto. Cioè è veramente un eloquio, una struttura di comunicazione molto... È veramente un grande intellettuale, non a caso è stato per esempio a fianco di Giscard d'Estaing nel tentativo di scrivere il Trattato Costituzionale europeo, insomma una figura di grande... però è un intellettuale puro per certi versi, è un giurista che ha fatto sempre giurista fin da piccolo, è un po'... il secchione, ecco, di tutti quelli che si sta... E comunque, ecco, per esempio, io tra l'altro ho avuto anche l'onore, così idealmente lo saluto, mi ha fatto una telefonata Ilvo Diamanti per salutarmi, semplicemente, che è la cosa più bella, ovviamente, per 10 giorni anche lì ho camminato a 10 centimetri da terra per questo saluto, mi telefona Guglielmo, allora volevo salutarti, bellissimo. E abbiamo parlato, era un lunedì, quindi era appena uscita una delle mappe, e quindi in una delle mappe, non era quel lunedì, ma in una delle mappe per esempio c'è cosa vorrebbero i cittadini italiani, quindi per Draghi più o meno il 16% sarebbe favorevole a vederlo Presidente della Repubblica, poi Mattarella ancora il 10%, c'è stato l'episodio del bis alla Scala e così via, con il suo significativo gesticolare, e poi ci sarebbe Berlusconi a 9%. Al 9%, quindi non tanto, non tanto distante, e poi Labonino al 2% mi pare, Conte al 2%, Labonino e il commissario europeo della Gentiloni. Dell'economia all'1%, ecco, questi sono i... Ecco, poi c'è un dato, poi usciamo... La volontà del popolo italiano analizzata da Ilvo Diamanti, quindi questo è con un sondaggio di un po' di più di 1000 persone, ma con rigore scientifico. Ecco, poi c'è un dato però, professore, che bisognerà anche... Allora, sia nel caso che di Berlusconi che nel caso di Amato, si tratta di due persone che hanno più di 80 anni. Ora... Il ruolo del Presidente della Repubblica non è certamente
non è una sinecura, non è però come il presidente del Consiglio, però resta non appunto, è come il presidente del Consiglio, che certo. Praticamente non si vive quando si fa, ecco, il presidente del Consiglio. Resta però anche questo, no? Che in un ruolo, va ben che il miglior presidente della Repubblica, io continuo, sì, a dire che il miglior presidente della Repubblica che abbiamo avuto era Pertini, ed è stato eletto a mi pare 78-81, quindi insomma può anche non voler dire niente, però mi chiedo, allora, se troppo giovani non si possono fare, perché poi diventano senatori a vita, sì, e cioè se si fa un 51enne, io arriverei a sposare l'opzione Casini, beh, questo mi pare, ecco, l'unica cosa, secondo me è stato già bruciato, perché l'ha detto Renzi. Ah, vabbè, Renzi allora l'ha detto. Allora questa secondo me è una pugnalata, perché Renzi l'ha detto, queste cose non bisogna dirle, non deve circolare la voce. Perché, sì, perché è vero che chi è... Come è venuto fuori Mattarella? Mattarella nessuno... Non c'era, no, il nome non è girato. Ha detto io ho il nome, Renzi in quel periodo aveva il 40% dei voti più o meno, o comunque insomma aveva ancora una credibilità, un sostegno elettorale notevole anche di parlamentari, così anche adesso ne ha abbastanza, però la situazione è un po' diversa. Però quella volta non disse niente, disse io ho il nome. E non ha fatto nome, poi nel momento in cui c'era da gestire la situazione fece il nome e fu condiviso dagli altri, e quindi passò questo. Quindi Casini, che ho avuto anche l'onore di incontrare virtualmente, nel senso nel Master in Intelligence, è stato anche lì molto, molto simpatico, ed è veramente preparato e attento su alcuni dossier internazionali, per esempio sulla Libia era preparatissimo, poi anche è uno che segue moltissimo la questione del Venezuela per i nostri connazionali in Venezuela, si è anche molto dato da fare e così via, ecco. Però sarebbe anche lui, lo vedo molto in forma, nel senso che è uno che almeno 20 anni ancora campa, adesso augurandogliene anche molti di più, quindi ecco, c'è questo aspetto qui che forse non è rispettoso per la carica, quello di eleggere dei novantenni, come è capitato con Napolitano, era un momento particolarissimo, sì. Però questo l'ha scritto anche Michele Ainis, cioè che dice che non è, perché non è che si possono fare, anche il discorso di Mattarella fa ancora 2 anni, sì, non puoi. No, sono cariche che vanno onorate nel loro settennato, e anche come sta facendo, quello che ovviamente è anche un esperto costituzionalista Mattarella anche, non si fa a tempo, appunto. Non si può, cioè è la serietà, insomma, di Mattarella, poi magari saremo anche qui, perché poi attenzione, saremo smentiti, perché poi negli ultimi giorni magari fanno le votazioni, inizia la procedura alla Leone con i 23 voti, che è inaccettabile, perché 23 giorni per cercare di ottenere, è uno stilicidio, cioè la democrazia se ne fa strame, perché sarebbero previsti più o meno 15 giorni praticamente in Costituzione, in realtà si prevede. Mi sembra che chi è Ciampi che venne eletto la prima? E mi pare di sì, però non voglio fare errori. Devo leggere adesso un libro, visto che prima fuori parlavamo di lei, devo leggere un libro proprio sui 12 presidenti precedenti. Pare Ciampi e Cossiga anche, se non addirittura Cossiga il primo. Cossiga mi pare proprio di sì, però anche qui non, fino anche a che non, molto rapido in ogni non, voglio, non voglio sbagliarmi. Certo, anche Cossiga fu un presidente giovane. Sì, questo è vero. Poi, tra l'altro, invece si stanno muovendo, e anche là la cosa sarà abbastanza interessante vedere quello che succede in Francia. Sì. Là non si... Allora, è ancora un momento... intanto, mi corregga se sbaglio nel mio assunto, non sembra esserci al momento un candidato che possa in qualche modo rappresentare nemmeno una certa sinistra, perché quelli che conosciamo sono Macron, la Le Pen, Zamur, che sì, si pronuncia corretto, no? Sì, Zamur, penso, pare, di sì, penso di sì. E poi anche la candidata Repubblicani. Dei Repubblicani. Quindi tutto quanto, diciamo, in un ambito
in un ambito di centro. E lì di c'è stato questo tracollo, direi, con Hollande e anche dei socialisti, e anche Mélenchon un po', perché anche Mélenchon praticamente non ha raccolto molti consensi, quindi la sinistra sicuramente è in crisi, in Francia sarebbe stata assorbita da una sinistra istituzionale come quella di Macron, è una sinistra, diciamo un centro-sinistra, diciamo molto dirigista, no? Da Hénin, da Rothschild, da tutto quello che rappresenta Macron, anche questa cosa così un po' simpatica che alcuni lo vedono come Giove, quindi come una presidenza molto autorevole per certi versi, comunque sicuramente preparata, ecco, diciamo. Certo, però i consensi sono molto calati di Macron. Però lì è anche vero che c'è, però, diciamo, a destra una sorta di frammentazione, perché se allora, c'è Zemmour, se c'è la Le Pen, se c'è anche la, non mi ricordo il nome, della candidata dei repubblicani, cioè non potrebbe darsi addirittura che Macron ce la faccia, proprio perché in un bigoncio molto scarso, ecco, risulti il meglio fico. Qui prima il dottor Bosazzi ha citato il Domani. Sul Domani scrive anche un mio amico, che ho incontrato anche questo in questi giorni virtualmente, Marco Tarchi scrive. Forse e Marco letto Tarchi, di lui una... No, ma Marco Tarchi scrive quasi ogni settimana sul Domani e ha detto che praticamente Zemmour in realtà si può interpretare anche come un soggetto che fa il favore a qualcun altro. Però perché lì, perché spacca ovviamente, ecco. Però adesso c'è anche una novità, perché nei sondaggi la candidata dei Républicains, che è la presidente della regione dell'Île-de-France, parigina dell'Île-de-France, che è stata sia, ha studiato a l'ENA, sia ha insegnato diritto costituzionale a Sciences Po, quindi come dire ha un pedigree così, adesso viaggia sul 20%, quindi ha superato la... in questi giorni, sono sondaggi dei 10, intorno al 10 a venerdì scorso di dicembre, quindi, e quindi ha superato la Le Pen, quindi potrebbe essere lei la sfidante, e lei si presenta intanto con un profilo gollista, scippando l'aspetto gollista a Zemmour, che un po' voleva, poi lei dichiara di ispirarsi, questo secondo me non ne conviene tanto, alla Thatcher, perché in Francia non ispira tanto, magari alla Merkel, un po' alla Merkel e alla Thatcher, ecco, ma è meglio De Gaulle, infatti viene comunque percepita, o comunque cerca di occupare questo spazio come erede di De Gaulle, con delle formule di questo tipo. La laicità, una laicità è una cattolica, ma cattolica molto lieve, sfumata, e poi con una parola d'ordine dell'ordine, che fu la parola di De Gaulle, no? Di De Gaulle, per esempio, nel 68, la ricreazione è finita, comunque. E la parola d'ordine che è più political correct rispetto al tema della sicurezza, perché il tema della sicurezza viene anche declinato in maniera estremista contro l'immigrazione, e poi c'è il tema della sovranità, anche il tema della sovranità è una parola molto ricorrente nel dibattito. Mm-hmm. Allora, ne parla anche Macron di sovranità, e ha parlato di sovranità europea quando si è fatto il trattato del Quirinale, ne ha parlato anche Draghi, però Macron ne ha parlato chiaramente in una prospettiva di aumento delle competenze, cioè giuridicamente direi più corretta, cioè un pochino avendo nell'orecchio comunque ben presente la sua lista che ha presentato sia alla Sorbonne sia al Parlamento europeo quando si presentò con un decalogo e poi con i tre punti invece al Parlamento europeo, dove in pratica spiegava che ci deve essere un salto in avanti, un aumento delle competenze dell'Unione europea, una maggior condivisione, eccetera. Anche il trattato del Quirinale rientra
in questo ambito, perché comunque, come c'è il trattato di Aquisgrana tra Germania e Francia, così di consultarsi prima delle decisioni importanti in Europa, così adesso abbiamo anche il trattato del Quirinale, quindi si crea questa struttura di dialogo e di decisione anticipata delle decisioni europee e quindi, come dire, siamo con la Francia però al vertice, perché, come dire, questi due trattati mettono le consultazioni con l'unico comune denominatore, la Francia. E quindi, ecco, però questo è giusto, la prospettiva della sovranità europea in questi termini. Ecco, invece ne ha parlato, per esempio, un pochino Draghi, non che Draghi non sappia l'aspetto istituzionale, quando si parla di sovranità europea bisogna aver ben chiaro che significa andare verso la direzione degli Stati Uniti d'Europa, un aspetto federale, la rinuncia di competenze degli Stati membri, e su questo, insomma, non è detto che ci sia in realtà un consenso in Europa, perché... E senta, professore, quando votano? Votano ad aprile. Quindi avremo tempo, e nel corso di geopolitica faccio anche un'anticipazione: nel nostro corso di geopolitica e di storia, che sarà il 26esimo, coinvolgeremo probabilmente la nostra amica professoressa Sara Gentile, che scrive ogni presidente fino a partire da Mitterrand, ha scritto una monografia sempre su ogni presidente della Repubblica francese, andando a studiare a Sciences Po, e quindi verrà Sara Gentile dall'Università di Catania a spiegarci questa cosa qua. Tra l'altro, non credo che anche a livello, adesso uno logicamente poi interpreta come vuole certe mosse, però credo che c'è già un notevole interesse per quello che riguarda appunto queste elezioni, credo, perché ho scoperto che la nuova corrispondente Rai da Parigi è la Botteri. Sì. E quindi non manderebbe, significa anche qualcosa, no? Inviare la Botteri in quel posto. Io mi ricordo una che io mi ricordo che ho salutato Di Bella, perché era venuto nell'ambito dell'ASISE, della Società Italiana di Studi Elettorali, avevamo un po' di ospiti, anche giornalisti, e venne Di Bella a Pordenone per un convegno internazionale della Società Italiana di Studi Elettorali, legata vicina a Ilvo Diamanti, con 43-45 studiosi di sistemi elettorali, e Di Bella era un po' venuto perché lui sperava di riposarsi, ma invece è successo di tutto, il Bataclan, certo, e c'era Di Bella. Poi Di Bella però fece anche qualche collegamento da un bistrò, che è stato bellissimo, perché sa anche cantare, Di Bella è veramente simpatico. Adesso è tornato negli Stati Uniti, sì, per cui insomma sì, è sì. Anche lì si è, mi pare, sciroppato lui l'assalto a Capitol Hill, mi pare che se lo sia sciroppato lui, mi pare di sì. Sarà interessante vedere le elezioni francesi. E poi possiamo, dato che stiamo ricordando grandi, ricordiamo Demetrio Volcic, però, perché è delle nostre terre, goriziano, diciamo, e quindi ricordiamo Demetrio Volcic. Ci riporta anche ad anni in cui i corrispondenti erano... Alessandro Paternostro era un altro. Io ricordo, ma credo di essere l'unico che lo ricorda, e mi sembra strano, il vecchio corrispondente della RAI da Parigi, che si chiamava Carlo Bonetti. Non me lo ricordo. Sono solo io che se lo ricorda. E poi c'era, per esempio, non so, Antonello Marescalchi da New York. Insomma, era un periodo non migliore. Da Parigi fu anche Fraiese, mi pare. Fraiese poi è noto per aver tirato un pugno, per aver, insomma, sì, il sogno di ogni collega, di dare un pugno al disturbatore. Erano periodi istituzionali, cioè che sempre disturba, ecco, non è che era... Erano periodi non migliori, ma insomma eravamo tutti più giovani, quindi forse... Quello si vede con quell'occhio lì, però io ho anche l'impressione che, non so, Demetrio Volcic, Sandro Paternò, insomma, erano anche di grandissimo livello. Come Caprarica. Caprarica, Roma, cioè, sì, esempio, no, erano... Fissi nel luogo... Sì. Professore, abbiamo tempo solo per i saluti a questo punto, perché sia il Quirinale con tutte le manovre, eccetera, che
Noi abbiamo parlato di Biden stavolta, dai. Ma Biden, Sleepy Joe, comunque si sta muovendosi bene, ha fatto questo forum delle democrazie nel quale ha cercato di, secondo me, distanziarsi da Trump con un nuovo multilateralismo, coinvolgendo 111 stati democratici o quasi pseudo-democratici alcuni, per esempio penso un pochino, non so, all'India, ecco, però è stata esclusa, nel senso che l'India ha una grandissima tradizione democratica, però con Modi sta reprimendo le minoranze in un modo discutibile. Io sono sempre a favore delle minoranze, ecco, e le difendo sempre, quindi... Ci vediamo tra un mesetto circa. Sì, io direi di sì, quindi ci facciamo gli auguri. Gli auguri, tanti auguri davvero, professore, buon Natale. Grazie a lei e a tutti voi di Telequattro. E tra un mesetto torniamo a parlare di politica estera. Dopo la pubblicità, come vi ho annunciato, invece parliamo di cibo. Trieste. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come vi avevo annunciato, siamo in collegamento con, chiedo scusa ancora, con il dottor Maurizio Paleologo, biochimico. Buonasera dottor Paleologo, grazie per essere collegato con noi. Io devo farle questa domanda e le chiedo scusa, ma quante volte le avranno detto non è strano che uno che si chiama paleologo faccia il biochimico? Me la consenta, insomma, io sono una specie di, come si dice, anche di guitto da questo punto di vista, però immagino che un po' la tormenti. Beh, allora, si figuri, io dopo aver preso la laurea in scienze biologiche avevo cominciato a fare scienze naturali, feci il corso di laurea, scusi, il corso della materia di paleontologia, e il professore a un certo punto si avvicinò a me e mi disse, scusi, ma lei per forza doveva fare questo corso col suo cognome, quindi è tutta la vita ovviamente sono un po' tormentato dalla somiglianza tra il biologo e il paleontologo, comunque un'altra cosa. Le chiedo scusa, dovevo dirlo, insomma, è delle volte più forte di me. Allora, con il dottor paleologo parliamo delle micotossine. Se la mia conoscenza... Mico non è anche non significa anche fungo. Infatti, per fortuna, diciamo, voi l'avete pronunciato correttamente, qualche volta la stampa le chiama microtossine, che potrebbe andare bene da un lato perché sono piccoline, poverine, sono delle piccole molecole a basso peso molecolare, ma si chiamano mico perché sono tossine prodotte da alcuni funghi. Funghi, attenzione, microscopici. Tutti noi sappiamo che i funghi macroscopici contengono spesso, ahimè, delle sostanze velenose, ma poi ci sono i funghi microscopici e tutte le muffe che in misura variabile producono anche sostanze tossiche, appunto, fino anche molto tossiche, alcune di queste sono anche cancerogene. E ahimè contaminano, cioè crescono sui vegetali, sia in campo, come si dice, sia nelle fasi di stoccaggio, e attenzione, qualche volta anche a casa, creando dei problemi potenziali. Ecco, questo rischio, no? questa pericolosità, che fra l'altro, se non mi sbaglio, sarà anche, se ne discuterà di tutto ciò domani, no? Al centro di saranno discusse in un webinar, tra l'altro. E cosa nota? E cosa che è stata scoperta, si è studiato di recente? Come si è venuti fuori a parlarne? Allora, in realtà le micotossine sono state scoperte prevalentemente perché, essendo la dieta degli animali da reddito, come si dice, cioè degli animali allevati, più monotona della nostra, cosa succedeva e cosa succede? Che gli animali d'allevamento, dai tacchini ai maiali a tutti gli altri, fino anche poi dopo, questo succede anche con gli animali, col pet, come si dice, cioè con gli animali domestici, il cane, il gatto, eccetera, subiscono molto di più la presenza, soprattutto nei cereali, di queste sostanze. E quindi si vedevano queste intossicazioni, è successo la prima volta, mi pare, con i tacchini,
E indagando si è capito che c'era, per esempio, questa aflatossina nella dieta di questi animali, perché appunto la loro dieta è molto più omogenea. Con questo vengo a dire che è vero che c'è questo problema, di cui anche parleremo domani con diversi esperti online, ma attenzione, sono state scoperte ormai 50-60 anni fa. Okay. Sono state normate prima dai singoli paesi, prima degli anni 2000, poi dalla Commissione europea negli anni 2000 e rotti. Sono conosciute pochissimo dalla popolazione, ma sono conosciute molto bene dai tossicologi e da chi si occupa delle normative alimentari, e le industrie alimentari e anche la produzione primaria le conoscono e le combattono, per quanto è possibile, perché essendo non una cosa introdotta come i pesticidi dalla mano umana, ma una cosa che ci regala la natura, che non è sempre così buona con noi, non si riesce ad eliminarle completamente, ma sono tenute bene sotto controllo. Ecco, come si fa usiamo questo termine, a combatterle? Cioè che tipo di strumenti ci sono? Ci sono sono stati investiti ormai parecchie risorse in questo, le cose che si possono fare sono parecchie. In Africa, per esempio, dove il problema è molto più grave che non in Europa, hanno cominciato a fare una sorta di lotta biologica, cioè vengono sostanzialmente sparse nelle coltivazioni dei funghi uguali e simili a quelli che producono questa tossina, che invece non la producono, e sostanzialmente spiazzano la muffa dannosa con una muffa innocua. Questo, detto in termini molto semplificati, è la prima cosa che si può fare sul campo. Poi si possono fare delle detossificazioni, delle derrate conservate, anche se su questo ci sono, diciamo, ancora un po' di problemi. E infine, naturalmente, bisogna segregare le partite più contaminate, evitando di contaminare con pochi chili o con poche tonnellate di qualcosa molto sporco, diciamo così, grandi quantitativi di altri materiali che possono invece essere commestibili. Quindi lì c'è tutto il ruolo della diagnostica, cioè delle analisi. Ormai esistono anche analisi molto semplici che fanno anche i centri di raccolta e dessiccazione dei cereali, per esempio del mais, e riescono così a evitare appunto di creare dei miscugli, dei silos già troppo contaminati, e diciamo così, entro certi limiti, segregare ciò che è a delegare, per esempio, la produzione di biogas. Il problema, no, dottore, chi chiama principalmente in causa? I coltivatori, gli allevatori, come lo si affronta da questo punto di vista? Chi deve essere, ove non lo sia già, maggiormente sensibilizzato? Diciamo, per fortuna, siccome in Italia, per esempio, il problema è esploso la prima volta grandemente nel 2003, quando c'è stata un'estate molto calda, il mais era fortemente contaminato da queste muffe, il latte di conseguenza prodotto dalle mucche che mangiavano questo mais fu fortemente contaminato, ne parlò anche Veronesi all'epoca, si parlò della polenta, per esempio, come alimento potenzialmente a rischio. Sin da quel momento le filiere, come si dice, cioè tutta la food chain, tutti i vari elementi che portano il prodotto, cioè le materie vegetali dal campo alla tavola, come si dice adesso, tutti gli anelli della catena sono stati sensibilizzati, io direi abbastanza bene, e quindi è abbastanza raro e improbabile che arrivi sulla nostra tavola qualcosa di contaminato. Stiamo andando alla ricerca degli ultimi angoli bui. Per esempio, recentemente è stato scoperto che il budello che avvolge il salame, piuttosto che le croste del formaggio, alcune volte contengono ocratossina, e una di queste ocratossine, purtroppo potenzialmente cancerogena, e quindi anche lì il consiglio al consumatore è: se vedi degli ammuffimenti a casa, perché l'ultimo step nel quale si possono formare queste muffe pericolose è anche il nostro frigorifero, la nostra dispensa. Se vedete delle muffe, meglio buttare via una parte in più che una parte in meno, perché spesso non producono niente, ma qualche volta potrebbero produrre qualcosa. Ultimo consiglio pratico: non comprate grana, cioè parmigiano, già grattugiato, perché c'è una norma che dice che non più del 20% di questo grattugiato dovrebbe venire dalle croste, ma
qualche volta viene utilizzata la crosta in maniera superiore, e queste croste dei parmigiani possono contenere queste muffe, le quali possono aver prodotto del tossino. Quindi grattugiatevi il parmigiano in casa. Che è anche, tutto sommato, anche divertente, per dire la verità, sotto certi versi, insomma. No, e tutto quello di cui abbiamo parlato, no, finora, dottore, riguarda anche l'attenzione che si deve avere per il cibo, sia a chi lo produce e chi lo coltiva, insomma, ma anche poi dopo noi stessi, insomma, cioè ci sono delle buone pratiche che sotto certi aspetti magari possono sembrare eccessive. Sono contento che lei abbia detto questa cosa delle muffe, perché io, quando delle volte vedo appunto queste cose, sono preso da una sorta di veramente di terrore, e butto via tutto, insomma, in pratica. Non è che dico, ah vabbè, ma appunto c'è solo questo da buttare via, il resto no, va tutto quanto via, devo dire la verità. Io poi sono anche ipocondriaco, per cui, però voglio dire, c'è, mettiamola così, c'è la necessità appunto di esercitare un controllo su, anche da parte nostra, su quello che mangiamo. Da quanto potete comprendere voi, questa necessità è sentita? Cioè, sono tutti come me o sono tutti il contrario? Ma adesso su questo non saprei dare una risposta precisa. Quello che posso dire, però, allargando un attimo lo scenario, è che, ahimè, il consumatore prevalentemente pensa che ciò che è nocivo nell'alimento è soprattutto dovuto all'azione umana. Nel senso, si ha questa idea un po' originaria, bucolica, che la natura è buona e che l'uomo, che sia il contadino che ha usato troppo pesticida, che sia l'industria alimentare che ha imballato le cose con qualcosa che non va bene, sa che gli imballaggi sono un po' adesso, diciamo, sotto osservazione, perché qualche volta i contenitori di imballaggi rilasciano sostanze chimiche, sia c'è qualcuno che usa alimenti geneticamente, cioè provenienti da coltivazione di OGM, eccetera, insomma, un po' è visto l'azione umana come quella che crea il pericolo. In realtà, sia per questioni di tipo microbiologico, sia per questioni di tipo, diciamo, anche dovuta agli organismi, gli alimenti possono contenere sostanze tossiche anche quando non è intervenuto l'uomo. E quindi sicuramente questo tipo di intossicazioni esistevano anche al tempo degli egiziani o dei romani, quando pesticidi non ce n'era l'ombra e OGM non ce n'era l'ombra. Il consumatore è poco informato e ha una scala di pericolosità abbastanza distorta rispetto a quelli che sono i pericoli reali. Su questo c'è una responsabilità, secondo me, delle scuole e del mondo anche della salute pubblica, che dovrebbe forse fare qualcosa di più, perché, ripeto, la sicurezza comincia dal campo ma finisce nel nostro frigorifero, sia dal punto di vista microbiologico, sia dal punto di vista anche, per certi versi, della prevenzione chimica, perché appunto se uno sa certe cose evita certi alimenti. Per finire, un'ultimissima cosa, se mi permette, come ho fatto rilevare recentemente, trovo che ci siano delle carenze nel fatto di proteggere certe fasce di popolazione. In che senso? Esiste la normativa che prevede che l'alimento per l'infanzia, cioè il baby food, come si dice, gli omogenizzati in pratica, hanno dei limiti delle sostanze chimiche tossiche che potenzialmente inquinano l'alimento più bassi di quelli per l'adulto. Ma è un po' grossolana questa cosa, perché il bambino dai 3 ai 10 anni è anche molto più sensibile dell'adulto, ciò nonostante non ha una fascia sua, cioè non esiste un alimento per il bambino, esiste solo un alimento per il neonato, e questo non va bene, perché ci sono sostanze pericolose qualche volta. E poi non esiste un alimento per la donna in maternità, esistono dei consigli per la donna gravida e per la donna in allattamento, che sono quelli noti, ma ahimè, secondo me, al giorno d'oggi sarebbe tempo di cominciare a fare delle linee di alimenti più puliti per le donne in maternità, perché il danno al feto, sappiamo adesso, comporta una maggiore probabilità di avere malattie metaboliche e disordini di vario tipo nell'uomo adulto che deriva da quell'embrione.
Quindi insomma, si potrebbero fare dei passi avanti. Siamo nel momento, nel mondo, nell'epoca della medicina personalizzata e tuttora le prescrizioni per una donna in maternità sono, secondo me, insufficienti. E mi pare di capire che questo è un problema che non riguarda, che riguarda tutti i paesi, ecco, non è che si possa accusare il nostro di essere meno attento, e così, insomma. È che l'organo tecnico del Ministero della Salute, che è l'Istituto Superiore di Sanità, era ed è in Europa uno dei più attivi nell'indagare anche in quello che dicevo prima, questi angoli bui o queste zone ancora da risolvere dopo che sono state fatte le principali normative, che sottolineo, quelle europee sono praticamente quelle più severe al mondo. Ciò nonostante si può sempre migliorare. E l'educazione del consumatore è forse un ambito nel quale c'è un po' di lavoro da fare in più. Tornando, professore, ai cibi ed eventualmente ai pericoli, non solo magari delle micotossine, ma anche altri, qual è il cibo verso il quale dovremmo stare più attenti? È una bella domanda. Non c'è un cibo specialmente pericoloso. Quello che è stato detto spesso negli ultimi anni è che una cosa importante per ridurre i rischi è comunque avere una dieta variata. Questo sicuramente, dicevo prima, no, che gli animali da reddito hanno portato alla scoperta di questo tipo di intossicazioni, perché loro mangiano, non so, la vacca da latte mangia il 60-70% mais, e quindi se c'è un problema, e tutti i giorni mangia la stessa cosa ovviamente, e quindi se c'è un problema in quel mais, sì, anche se le concentrazioni magari in una dieta umana non darebbero problemi, un'esposizione di quel tipo comporta un emergere del problema. Quindi la dieta variata è la prima cosa da fare. Poi, diciamo, il discorso sarebbe lunghissimo, chiaramente. Recentemente è diventato evidente che il consumo di carne rossa andava e va ridotto rispetto a quello che la media anche della popolazione italiana ha. Attenzione, carne non vuol dire soltanto la bistecca, ma anche gli affettati e quindi anche quello che trovi nei panini. Perché qualche volta mi è capitato di dire, ma sai, non mangio carne, un po' di prosciutto, perché siamo ancora a quel livello qua. Quindi diciamo che il consumo di carne sicuramente per vari motivi va ridotto e la dieta va variata, ma attenzione che la dieta mediterranea, che è stata tanto sbandierata, va presa con salis anche quella, perché sì, sia per motivi dietetici che anche per motivi di rischi alimentari. Queste micotossine sono un po' dappertutto, compreso il vino e il caffè, per capirsi. Senta, le questioni che riguardano, per esempio, non so, le scadenze di determinati prodotti, perché è anche vero che delle volte si sta magari persino troppo attenti alle date che stanno su. Per esempio, io sono purtroppo non goloso, io sono ingordo di yogurt, quindi delle volte anche, non so, faccio scorta e poi mi accorgo di... Adesso sono più bravo perché metto sempre i prodotti più, come dire, quelli che compro li metto sotto, quindi insomma adesso sono molto più bravo, però una volta mi capitava delle volte di avere a che fare con prodotti tipo scaduti 2 giorni prima, 3 giorni prima, eccetera. Io mi ricordo una volta, quando Mike Bongiorno faceva la pubblicità dello yogurt Yomo, ma per ovvie ragioni, che lui disse: guardate che la data che sta sulla confezione è una data indicativa, anche se trovate uno yogurt che vi sembra scaduto, che c'è scritto scadenza, potete... è davvero così, è un rischio che io non correrei mai, ma insomma, lasciando Mike Bongiorno da parte, per dire la verità, però come ci devo comportare? Magari, non so, uno apre il frigo, ha un solo yogurt, ha voglia di quello e vede che è scaduto il giorno prima, può rischiare il giorno prima, se è scaduto il giorno prima. Purtroppo ci sono rischi molto più gravi sui quali non c'è nessuna etichetta che ci informa. Ah, ho capito. Comunque, mi ricordo che ci sono 2 diciture, no? Il best before, cioè... Sì. Preferibilmente prima del 3 gennaio, e consumare entro il 3 di gennaio sono 2 comunicazioni abbastanza chiare. Sì, quindi sì. Se è scritto di consumare entro il 3 gennaio,
è meglio buttarlo via. Se c'è scritto best before, probabilmente lo puoi mangiare anche una settimana dopo. Ma attenzione a una cosa, lo yogurt, anche se scade tra un mese, se lei lo apre, lo tiene magari 2 ore fuori dal frigo, lo parcheggia qua e là, qualche volta può sviluppare delle muffe, se avrà fatto caso. Perché se lei lo lascia esposto all'ambiente, lui è un terreno di coltura, e quindi anche se è dentro nella data, quelle date lì sono previste per l'alimento confezionato ottenuto in certe condizioni. Sì. Se poi noi lo maltrattiamo e lo esponiamo all'ambiente dove ci sono nell'aria, abbiamo buffe, spore di batteri, eccetera, e quindi dipende anche di nuovo da noi come trattiamo quel prodotto, sì, sì, una volta aperto. Molti di questi prodotti ancora entro la data di scadenza, da aperti possono un po' deteriorarsi. Non è quello probabilmente il problema principale. Insomma, sono più gravi, pericolose le conserve domestiche che possono contenere botulino, oppure, come dicevo prima, mangiarsi certe volte dei pomodori o delle mele ammuffite può portare dei problemi. Ce li siamo creati noi quei problemi. Io nel caso dello yogurt, se è aperto, cioè, entra nello stomaco mio, ecco, insomma, devo dire, non c'è problema di lasciarlo, no, di lasciarlo aperto. Se uno è da solo, per esempio, c'è una confezione grande, il barattolo grande, può durare, cioè, non te lo mangi in un giorno sicuramente. Insomma, dipende, delle volte anche. Lei dov'è? Su in ICTP? Le chiedo scusa se non le ho chiesto prima. Noi siamo una startup innovativa e benefit company che ha sede a Padriciano, all'area di ricerca. All'area di ricerca, chiedo scusa se non gliel'ho, chiesto. Voglio dire, al di là di tutto, lei nota una maggiore attenzione a questo tipo di problemi, diciamo così, nell'opinione pubblica? Non direi, anzi dire, cioè, parlando degli ultimi 20 anni, come si ricorda, ormai sono passati 20 anni da quando esplose il problema dell'OGM e qualcosa, sì, del genere, da quando esplose il problema della mucca pazza, di cui nessuno si ricorda più assolutamente niente. È un problema scientificamente, tra l'altro, affascinante, dai vari scandali delle diossine, eccetera. Negli ultimi anni, secondo me, si parla un po' meno dei rischi alimentari. Poi negli ultimi 2 anni abbiamo altri rischi. Sì. Quindi non direi, e anche devo dire, ahimè, che senza fare nomi, ho notato negli ultimi anni che la stessa grande distribuzione, che è quella che in inglese si potrebbe definire la driving force, cioè il motore che spinge di più, al di là delle regole messe dallo Stato, per fare in modo che tutte le filiere, le industrie, i produttori lavorino bene, in maniera producano in maniera sicura gli alimenti, stanno un po' tirando i remi in barca sia gli stati che i privati, perché tutte queste cose, tutti questi controlli, che sono tecnologie produttive, tecnologie analitiche, cioè di analisi, costano un sacco di soldi. Il business delle analisi degli alimenti è esploso tra il 1990 e il 2010, e questo ha creato un grande business per chi fa prodotti per fare le analisi, strumenti per fare le analisi. I laboratori che fanno le analisi degli alimenti, 30 anni fa in Nord Italia ci lavoravano 200 persone, adesso se ne lavorano 2000, però qualcuno deve pagarli questi signori, e quindi le industrie alimentari hanno dei costi non indifferenti. E cercano anche qui e là di contenere, quella grande distribuzione 20 anni fa investiva tanto, adesso gli staff della qualità di queste società sono un pochettino ridotti. Mi arrivano segnali, secondo me, preoccupanti dall'industria, dalla grande distribuzione, che stanno tagliando i costi, e le associazioni consumatori europei hanno già detto 4-5 anni fa agli stati: attenzione, che studiamo le spese che state facendo per questo, e vediamo che state tirando i remi in barca, non tagliate troppo i costi delle verifiche, perché in Europa il concetto è: sono i produttori che devono pagarsi il controllo, non lo Stato come 50 anni fa. Però comunque le verifiche bisogna farle, e se le fai troppo poche, alla fine il privato non fa più niente neanche lui, perché non sa mai. Ho capito. E nota una inversione di tendenza? No. E devo dire, appunto, c'è stato, secondo me, negli ultimi 5-10 anni
una leggera frenata. Un po' le tecnologie e i metodi si sono affinati e quindi forse si può fare anche qualche analisi in meno e le, diciamo così, le metodologie sono state messe a punto. Però è anche vero che manca a livello europeo, a livello italiano, un qualcosa che serva a prevenire gli incidenti, perché sono successe molte volte delle cose improvvise, cioè noi abbiamo dei rischi noti, ma poi ogni tanto succede quello che in finanza si chiama il cigno nero, cioè ti arriva una sberla in testa che non te l'aspettavi, perché improvvisamente salta fuori un contaminante che nessuno conosceva, un virus che esplode che prima era solo nell'animale, adesso ci arriva a noi. E voglio dire, non è possibile che spendiamo il 100% dei soldi a tenere una diga su quello che è conosciuto e non creare un'autorità, invece un'agenzia anche piccola, che lavori, come si potrebbe dire, a livello di intelligence per studiare i rischi di cose meno probabili, ma che se ti arrivano possono creare un disastro. Questo è quello che accade con lo scandalo della carne di cavallo messa nell'altra carne una decina d'anni fa, con la melamina in Cina che avvelenò i bambini, con la mucca pazza, con tantissime di queste cose che sono arrivate improvvisamente. Cioè noi continuamente ci teniamo protetti dalla salmonella, dal pesticida, dalla micotossina, ma ogni tanto arriva una bomba praticamente. Queste bombe qualche volta, se sono di origine umana, per esempio derivanti da frodi, si ricordano negli anni 80, come no, scandalo, vino a metanolo, continua a succedere, ma lei lo sa che in Europa ogni tanto è riesploso qui e là. Allora voglio dire, queste ed altre cose, si può fare un'opera di prevenzione, cioè noi abbiamo i NAS che fanno quello che possono anche loro, ma forse sopra i NAS, sopra le ASE, sopra i zooprofilattici e sopra l'EFSA, ci vorrebbero anche delle agenzie che lavorino in maniera molto snella, che lavorino un po' sull'imprevedibile, tra virgolette, no? Andando in cerca di, per esempio, cosa potrebbe convenire adulterare, no? Invece che muoversi quando l'adulterazione... Sì, ho capito. Sì. Cioè si parte dal movente e si va al possibile delitto, invece che aspettare che il delitto sia stato fatto, no? Professore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Buona serata. Il dottor Maurizio Paleologo, biochimico, è stato appunto nostro ospite. Noi vi salutiamo, ci rivediamo con Trieste in diretta domani alle 17.30, domani è giovedì, e la puntata sarà dedicata a tematiche che hanno a che fare con il sociale. Arrivederci, buona serata. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.